ragazze, è nuovo video. Questo è un video outfit più mini haul che seguirà un altro haul. Però adesso vi faccio questo mini haul perché così vi faccio delle cose poco alla volta, così posso indossarle. Perché non so quanta memoria avrò, quanto tempo. No, tempo ne ho, però memoria. Tempo ne ho, per modo di dire. Memoria un pochino meno. Quindi partiamo da questo mini video haul shopping. Sono stata finalmente dai cinesi, era un po' che non, cioè, non sono mai andata con i saldi. Aspettate che mi spoglio perché volevo farvi vedere l'outfit. Prima forse è meglio farvi vedere l'outfit. Oggi è tutta un'altra cosa rispetto a ieri. So che voi mi preferivate ieri. Sono quasi certa che mi preferiate nella versione di ieri, un pochino più pop, che così tutta femminile, super carina, super gnè gnè. Mi sento un po' gnè gnè, ma per via delle scarpe, perché le scarpe col tacchino mi fanno subito quelle ragazze un pochino con la puzza sotto il naso, un po' ricche. Ce ne sono un po' di youtuber così. No, vabbè, scherzo. Però boh, mi fa subito quell'effetto lì, un pochino gnè gnè gnè. Preferisco il look di ieri. Comunque, ho legato i capelli semplicemente perché la tipa, cioè la tipa, la fisioterapista, con quell'olio lì maledetto quando mi fa il collo, cioè a parte che li ho legati anche, cioè, boh, mi rovina i capelli, non lo so, dopo prendono una piega tutta strana a tenerli legati. Comunque, il trucco è sui toni delicatissimi rosati e viola, delicatissimi per modo di dire, e anche il rossetto abbastanza delicato. Ho voluto utilizzare questi orecchini vintage che mi piacciono tantissimo e sono appunto abbinati al pantalone vintage e questi me li ha regalati Barbara. Ciao Barbara, che mi ha regalato anche quelli bianchi e neri che vi ho fatto già vedere e anche altri che vi farò vedere prestissimo perché li voglio utilizzare tutti. Maglioncino l'avete già visto, il maglioncino che mi ha regalato, no, che ho comprato da Vincenzo con sui cagnolini, molto simpatico, non è molto il mio stile, però oggi mi serviva uno spezzato in fretta e furia perché avevo la fisioterapia alle ore 9 e quindi ho deciso di mettere questo e sotto ho questa gonna pantalone super vintage che avevo preso al mercatino. A me piace tantissimo, però capisco che è un tappo molto particolare. Simone è arrivato dal lavoro, non si è espresso, cioè mi ha guardato tipo stranissimo. Per me voleva dire qualcosa, ma ha preferito tacere. Meglio che ha taciuto. Praticamente è una gonna pantalone in tipo lana, mi piace tantissimo, bellissima, secondo me. E a vita alta, vedete, così. Io sopra gli ho messo il maglione, non sapevo se stava bene sopra o sotto, alla fine l'ho messo sopra perché sotto boh, faceva un effetto, un fagotto strano che non mi entusiasmava. Le metterò magari con una camicetta. E sotto, come appunto vi dicevo, ho deciso di mettere queste scarpette qui che sono, le avete già viste in un altro outfit, sono tipo delle ballerine col tacchino. Tipo ballerine col tacchetto, dai, tacchetto, perché non è proprio un tacchino, non è un, cioè, saranno 6 cm o 5. È una scarpinettina super bon ton che mi porta subito a pensare di fare degli outfit super bon ton, non so come mai. E mi piacciono, sì, ve le faccio vedere magari col pantalone perché non so se vedete il pantalone è proprio così e la scarpa non si può fare, cioè non si riesce, caspita, a far vedere com'è. Vabbè, comunque avete capito più o meno. Nelle foto Instagram sicuramente vedrete meglio. Ora ci metto davanti la borsa così ve lo faccio vedere, così guardate che intelligenza. Allora, ecco così. Gonna pantalone, tipo io faccio sempre la cretina, tipo così. Vabbè, aiuto. Sono già 2 volte che mi inciampo con questi tacchini maledetti e sotto la calza coprente nera. Ora mi direte se vi piace l'abbinamento. Un outfit tranquillo, Borsa, la twin set rosa in vernice che ci sta molto. Un outfit, io quando vado col rosa ci vado di brutto, non è che lo uso a piccole dosi. Se devo usare il rosa, deve essere molto presente nel mio outfit, se no non mi piace, solo a piccole dosi, o tutto o niente. Mi rendo conto che per voi magari è nauseante. Sopra ho deciso di mettere questo e poi avevo anche una sciarpa rosa. Una volta con la sciarpa da farvi vedere, niente, avevo una pashmina rosa molto delicata, la vedrete, guardatemi su Instagram, dai, che siete brave. Il cappottino è questo che vi è piaciuto molto quando avevo fatto forse il video in cui ve lo facevo vedere, che avevo scelto. Voi mi avevate consigliato questo col vestito viola e so che il cappottino vi è piaciuto molto. Questo è l'outfit. Nulla di entusiasmante, cioè è carino. Invece l'haul dei cinesi è più entusiasmante. Sono andata perché volevo un capo in particolare che non c'era più, ce n'erano due in stagione ed era bellissimo. Era un trench in tipo camoscino, lungo, lungo, lungo,
pitonato fatto da Dio, che ricordava tantissimo uno stesso trench visto così praticamente identico che aveva fatto Armani e l'avevo visto sul giornale. Lo potevo comprare perché costava 42 euro, non è che costava tanto, però ho detto dai, dopo ci mettono il 50%, chissà mai chi, cioè, chi lo va a comprare? Che ce ne sono due. Magari uno, però, cioè, chi cacchio lo mette un trench così lungo, così pitonato? Invece non c'era più, non so se è perché l'hanno venduto subito, che cosa ne hanno fatto. Fatto sta che non c'era, però mi sono consolata con un altro che c'era l'altra volta. Vabbè, adesso ne parlo. Pantaloncini pagati 3 euro, costavano 14. Questi erano in super, super sconto perché sono 2-3 anni, se non 4, che ci sono in negozio. Allora, vediamo se ho preso la taglia giusta. La L l'avevo presa, e c'è dentro anche della lana, 26%. Li avevo già nei toni del Bordeaux. Vediamo se la cerniera si allaccia. Quello io non l'ho controllato. Ho visto 3 euro, li ho presi su. Adesso c'è la cerniera rotta. Spero di no. Li avevo già Bordeaux. Ve lo dico perché. Ok, no, funziona. Li avevo già Bordeaux. Non so se ve li ricordate. Fatemi sapere se vi ricordate. Io vi posso dare un indizio per chi mi segue da tanto tempo. Ci sono, lo so. Quando avevo fatto la rasaturina, che avevo i capelli biondi fino a qui, quel giorno che ero andata al parrucchiere, avevo fatto un video e avevo questi pantaloncini qui nella versione Bordeaux e nera. E mi piacevano tantissimo perché sono corti, sono molto invernali perché il tessuto è proprio invernale. Però allo stesso tempo sono carini, cioè non sono volgari, quei pantaloncini shorts, cioè sono belli, facciano bere, non segnano sedere, non segnano niente. Ovviamente ho dovuto prendere la L per far sì che non segnassero. E 3 euro mi è sembrato un ottimo prezzo. Mi ricordo che quando li avevo comprati, li avevo presi al 50% ai tempi dei tempi. Poi finalmente sono riuscita a comprare un completo di questo tipo, che io vi dico la verità, quel mercoledì che sono andata da Vincenzo, che non ci dovevo andare, ma è capitato, l'avevo visto, e da Vincenzo costava 4 euro al pezzo, e io lo so che degli altri posti lo vendevano a 25-30 euro il completo, e l'avevo visto su una ragazza che l'aveva comprato in stagione, una ragazza che c'è su WhatsApp, ciao Mari, se mi guarda in questo video la saluto, e lei l'aveva preso grigio, e lei è una ragazza comunque bella formosa, insomma, le stava da Dio. Che ho detto, caspita, non pensavo che stesse così bene, sinceramente, sulle ragazze un pochino più prosperose, un pochino più formose. Invece su di lei stava da Dio, quindi ho detto, va bene, quindi posso prenderlo anch'io. E allora l'ho preso senza provare, non ho provato niente delle cose che ho preso perché non avevano tempo io e mia mamma, perché siamo andate da Tacco Fashion, poi vi racconterò nel video degli sconti. Grazie Silvia, ciao Silvia, grazie della dritta di tacco. E quindi l'ho preso perché mi sono fidata di come stava lei e ho detto, a lei sta molto bene. Ah, che spavento, pensavo che suonasse il telefono. No, non mi devi interrompere. E l'ho preso di questo colorino qua, un po' particolare. Allora, non ho capito bene la tasca se è davanti o dietro. Vediamo se c'è una sorta di cucitura. Boh, la tasca è lì, è messa lì proprio da sola così. Boh, è una tasca sola, non so. Non so dirvi. Aspettate. Comunque questo colore tipo senapino. Ok, qua c'è la cucitura che dovrebbe stare di là. Ok, quindi la tasca è dietro, ma è ovvio la tasca dietro sul sedere. Allora, la gonna è così. Ho pagato scontato del 50% perché era praticamente tutto, quasi tutto al 50, 12,50 al posto che 25. 25 era un po' troppo per i miei canoni. Allora, questa è la gonna in lana, l'avete visto, rivisto e stravisto. Questo colore qui è un colore tipo un oro spento che non mi dispiaceva sinceramente. E poi c'è il suo maglioncino crop fatto così e insieme fa il completo, fa quasi un effetto diciamo vestitino. Certo, avrei preferito prenderlo da Vincenzo a 4 euro, però quel giorno lì eravamo troppo di fretta, erano praticamente uguali e c'erano diversi colori tra cui anche il grigio, però io lo volevo comunque un altro colore perché grigio ne ho già un po' di maglioni vestiti in lana, quindi sono contenta lo stesso di averlo preso. Vi ve lo farò vedere in outfit così vedremo se sta bene anche a me come stava bene alla Mari. Poi, stampa zebrata. La stampa zebrata tanti anni fa io la utilizzavo. La utilizzavo e l'avevo vista, insomma, perché non c'è il laccio di qua. Che poi io divento matta a cercarlo. No. Dove è finito? Aspettate. Ah no, così. Boh. Di là non c'è, allora lo toglierò da tutte e due le parti. Boh, a meno che si è perso qui in mezzo. Comunque, lo zebrato è una fantasia che mi piace molto e non avevo comprato nulla in questa stagione. Sicuramente andrà bene anche in primavera, estate. Primavera, dai, perché estate magari no. E allora ho visto questo abito scontato del 50%, ce n'erano diversi molto carini, 10,50 euro comunque.
e allora l'ho voluto comprare perché era fatto veramente molto carino, zebrato bianco e nero, che con i capelli secondo me è molto carino, un bel rossetto bordeaux, cioè bello veramente. La manicuccia così e poi il vestito viene giù a camiciuola. Questa roba qui che... Ah sì, ok, è scollatissimo, è scollato, è sgambato, perché è fatto tipo a portafoglio, quindi quando si cammina praticamente si vede la coscia. E molto bello per 10 euro. Tanta roba. Gli altri c'erano, erano al 50 comunque. Alcuni non li hanno scontati, non so perché, ma c'erano in inverno, però non li hanno scontati. Hanno fatto finta che era nuova collezione, che erano quelli che interessavano a me, anni 70, fatti camicia, che ci sono anche da Zara, vestitoni lunghi. A questo punto lo comprerò da Zara se lo trovo. Non l'ho visto con i saldi. Comunque sarebbe stato a prezzi troppo alti, costavano 30, vabbè. Qualcosa 10, però c'è anche da Zara. Comunque è molto bello, vedete? E lo zebrato in questo, c'è anche con una scarpa rossa, è fantastico. Io lo utilizzavo proprio con dei sandali rossi che avevo, mi ricordo ancora. Tacco rosso, zebrato la parte, diciamo, del piede. Belli, veramente, molto molto belli. Poi, vediamo perché. Ho preso degli stivali che non vi piaceranno. Piaceranno solo al ragazzo, uomo, non so se è uomo o donna, io penso che sia uomo, quello che commenta sempre gli stivali, a lui piaceranno da matti, a voi non so se piaceranno, a me non so se piaceranno perché non li ho provati, però siccome li avevo visti della collezione mi era colpito il bianco, non ditemi che sono da prostitutone, ecco, volevo dire l'altra parola più volgare, ma meglio che non la dica, però cioè io non lo so, sapete che io adoro anche le cose un po' così, un po' esagerate. Quindi ho un po' paura a farveli vedere, però vi dico solo che mi sono costati 12,50 euro. C'erano anche neri, ma neri ne ho una quantità esorbitante, bianchi ne ho un paio in pelle, che però sono belli, bellissimi, però non sono comodissimi e super portatili questi. Oh, ragazze, io ho un po' di roba da metterci insieme, un po' di vestiti, e quindi li ho presi. Lo so che non mi piaceranno, potrei farveli vedere indossati, perché così li indosso anch'io. Però uno stivale bianco a me ha ricordato il mio Balenciaga che io adoro, che li ha fatti così col tacco a spillo, così belli alti. Quindi ho detto sicuro questa primavera guardo sul Too Style, vedo le celebrity se ci avranno su questi stivali bianchi così super plasticosi, che sembra che fanno schifo vederli così, però io sapete che adoro le cose un po' così, un po' trash. Quindi li ho presi. E copelle, vabbè, per 12 euro. Cioè, guardate, che mega stivalone. Allora, io adesso però lo provo per curiosità, secondo me, ma arriva tipo a mezza coscia. Chissà se si vedrà un lembo di pelle. Ce li ho anche di jeans da farvi vedere quest'estate, quelli che avevo comprato l'anno scorso che non ho mai messo. Ne ho un po'. No, vabbè, dai, ci sta, vediamo. Sono proprio alti, 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 alti. Oh mio Dio, però sono, cioè, son grossi, sono comodi. Oh mio Dio, fanno un po' tipo da pantalone. Aspettate, che ve li faccio vedere. Ok. Vabbè, la gamba è anche fine, per carità. Vediamo. Vedete? La gamba è anche figa e fine. Oddio, sì, dai. Vabbè, ditemi, siate buone, per carità. Pensate, tutte le volte che vi faccio ridere, ridere nei momenti bui, non siate cattive con me, perché dopo io me la leggo al dito, ve lo dico. Soprattutto da chi non me l'aspetta. No, vabbè, comunque 12 euro, ragazze, per carità, ho fatto bene. Ce n'erano anche un paio che sono pentita di non aver preso neri con tutti i lacci. Erano la fine del mondo con la suola rossa. E sei stata una perfetta cretina a non prenderli. E ora sono pentita. Potrebbero star bene anche col vestito. Col vestito quello lì, tipo zebrato. E tipo che cammino, così che si vede lo stivalone. Vedremo magari per un servizio fotografico. Ultima cosa che vi faccio vedere, questo è il punto trench, che per me non ha la cintura. Io spero che ce l'abbia magari in tasca, perché era l'ultimo lì, messo lì, buttato lì come una... È vero, la cintura, maledetti. Qualcuno ha rubato la cintura del trench perché voleva la cintura maculata, ma siete proprio poverini, cioè, mamma mia. Allora, aspettate i saldi, ve l'ha comprato 1 euro, 2 euro da Stradivarius, madonna. 12,50 euro, passo 24, non ha la cintura, l'avevo già notato mentre lo compravo, ho detto speriamo che sia nelle tasche, invece no. È un trench leggerissimo. Versione quasi cardigan, bello maculato, il maculato che piace a me, questo è uno dei maculati grossi che piacciono a me. 12 euro, mi è piaciuto stra tanto, ve lo faccio vedere però indossato perché altrimenti non si capisce, anche se ho un outfit. È fatto così, tipo una sorta di spolverino, vedete? Carino. Ah, poi ho finito, vabbè, posso anche dilungarmi. Vedete, molto carino, questo invece ho pensato per la primavera e l'ho immaginato sempre con un outfit black. Ho un outfit white anche, perché no? È carino comunque. E al posto della sua cinturina,
Stupidina che poi chi se ne frega, nel senso, cioè, ai passanti gli metterò una mia cintura, così diventa più luxury e più bello. E tu che hai rubato la cintura, mannaggia te. Mannaggia te. Cioè, ma si può arrivare a questi punti? Io non lo so. E poi dicono che c'è questa enorme crisi. Sì, su qualcuno c'è, cioè, c'è per certi versi la crisi, ma per altri no, secondo me. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Aspetto di leggere tutti i vostri commenti, anche sull'outfit, che è molto strano, quindi mi rendo conto che magari non vi piacerà molto. Io non sono particolarmente felice di questo outfit. Mi piace, non mi piace, mi sento un po' una bambinetta quando mi vesto così tutta di rosa. Però va bene, cioè, mi sentivo sicuramente meglio, anche se avevo più freddo ieri, come tipologia di vestiario. Però mi piace vestire i panni di chiunque. E se avete qualche richiesta, se che volete vedere indossato qualcosa, tenete conto che ho la fisioterapia mercoledì, poi ho finito, quindi potrò mettere vestiti su vestiti. Volevo mettere anche quello di Vincenzo, ha fatto camiciuola. Quello lì sì che era un affarone, 4 euro. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, aspetto di leggervi. Ciao e grazie a tutti i nuovi iscritti che si stanno iscrivendo piano piano, chi va piano va lontano, però vedo comunque che mi scrivete spesso, sono una nuova iscritta, sempre che non togliete poi l'iscrizione, se non ve la ricambio io, se mi chiedete di cambiare, ricambio sempre. Dopo non vi prometto di guardare subito i vostri video, però ringrazio tutte le nuove iscritte, chi si vuole iscrivere, scriva, continui così e vada avanti per la sua strada. Ciao!